sovietica. Grazie. Viene dagli Stati Uniti invece Dennis Redmond. Onorevole Forlani, voglio fare una domanda sulla questione morale o la questione dell'etica parlamentare. È un argomento bruciante in questo momento in Giappone, in Grecia e nel Congresso degli Stati Uniti, dove il leader dell'opposizione ha dato la demissione per causa di onorari ricevuti dalla moglie o libri venduti ad aziende che l'appoggiavano. E in Italia, chiedo, la DC è stata abbastanza criticata in questo campo. Ha pensato mai di istituire un codice di comportamento per i suoi parlamentari? E in Europa propone qualcosa per i suoi deputati o per gli altri parlamentari europei? Io credo che la trasparenza e la moralità dovrebbero essere garantite, salvaguardate e valorizzate ancora di più in tutti i paesi democratici e quindi anche in Italia. Le critiche che vengono volta a volta rivolte a questo o a quel partito, a questo o a quella persona, naturalmente devono essere verificate e devono essere poi comprovate in sede giudiziaria. Spesso si tratta di speculazioni, di montature scandalistiche, ma credo che nel nostro sistema vi siano contrappesi e garanzie abbastanza adeguate. Io credo che chi si comporta male, chi agisce immoralmente, finisce prima o poi per essere colpito, per essere perseguito e per pagare le responsabilità che ha avuto. Per il settimanale L'Espresso, il direttore Giovanni Valentini. Onorevole Forlani, sulla strada del futuro governo all'indomani di queste elezioni c'è un ostacolo grosso come un macigno, quello del dissenso sulla Repubblica presidenziale. I socialisti ne fanno una bandiera, lo stesso onorevole Craxi è uscito allo scoperto per candidarsi personalmente, mentre finora la DC è stata piuttosto, è apparsa piuttosto contraria, anche se per la verità l'onorevole Andreotti si è mostrato più possibilista. Ora io le chiedo, lei pensa che su questo punto possa esserci un terreno d'intesa o perlomeno una forma di compromesso, diciamo, di tipo istituzionale con il Partito Socialista? In materia istituzionale e di riforme del nostro sistema, tutte le opinioni che si muovono nel quadro di una cultura democratica sono naturalmente legittime. La posizione della Democrazia Cristiana è nota. Noi siamo contrari alla idea di uno stravolgimento del nostro sistema costituzionale. Un sistema che in Italia, malgrado le difficoltà, la litigiosità dei partiti, le contraddizioni che abbiamo avuto e anche gli squilibri che caratterizzano la vita della nostra società nazionale, ecco, questo sistema costituzionale ha consentito in 40 anni di consolidare la democrazia, di far uscire l'Italia da una situazione di emarginazione caratterizzata da vaste fasce di povertà, di depressione, e siamo diventati un grande paese industriale, che ha dei problemi seri da risolvere, ma un grande paese industriale che cammina con un suo dinamismo, con un suo sistema produttivo efficiente, a fianco dei paesi più forti e più avanzati del mondo. Quindi non vogliamo stravolgere il sistema democratico e costituzionale che ha consentito la rinascita della democrazia, il consolidamento del sistema democratico e il progresso generale della nostra società. Naturalmente altri hanno opinioni diverse. E allora abbiamo detto, in materia istituzionale, cioè quando si tratta di decidere delle regole e delle garanzie che debbono guidare e tutelare la convivenza democratica, ecco, bisogna cercare il consenso più vasto, il consenso più largo. Tutti sono interessati alle riforme istituzionali, indipendentemente dal ruolo che le diverse forze politiche hanno, al governo e all'opposizione.
Quindi c'è spazio per un compromesso. E allora abbiamo detto, per questa ragione, i temi istituzionali non possono essere posti come pregiudiziale ai fini della formazione di una maggioranza parlamentare e di un governo. I temi istituzionali devono essere portati al confronto fra i partiti, ricercando con buona volontà i punti di accordo, perché certamente dei correttivi possono essere portati alla migliore funzionalità del nostro sistema. Il problema del bicameralismo, le riforme che già abbiamo attuato della Presidenza del Consiglio e in parte dei regolamenti parlamentari, eliminando il voto segreto, specialmente in materia di leggi finanziarie. La riforma che è all'esame del Parlamento, delle autonomie locali, dei correttivi da apportare anche ai sistemi elettorali per limitare un certo frammentarismo della nostra vita politica e per consentire una maggiore stabilità, non soltanto al governo nazionale, ma anche al governo degli enti locali, nei comuni, nelle province, nelle regioni. Ecco, c'è materia per un confronto costruttivo che possa approdare a risultati appropriati, razionali e graduali in un sistema che complessivamente ha funzionato bene. Dopo tanti gravi argomenti, prima di incominciare il secondo giro, una domanda la vorrei fare io, però non mi infilo nella politica ariosa. Per una coincidenza, pura coincidenza, siamo tre della stessa regione, con diversità di campanile terribili, perché io e Ciccardini siamo la Marca d'Ancona e Forlani la Marca di Pesaro. Io riflettevo su una constatazione, parliamo di sicilianità, napoletanità, milanesità, noi siamo i più sbiaditi. In che cosa consiste la marchigianità? Ma sbiaditi, non direi, diciamo che abbiamo i colori più attenuati. Leopardiani. È la pittura marchigiana che ha una tradizione gloriosa e antichissima. Le caratteristiche. È una domanda difficile, ecco, di prima acchito direi questo, che le Marche sono al centro dell'Italia, hanno una posizione mediana, una funzione di equilibrio e di raccordo. Ecco, mi riconoscerei in questo, se vogliamo trasferire insomma la marchigianità alla politica. Lo riconoscete voi? Allora, Paolo Franchi. Volevo tornare un attimo sulla questione comunista, perché mi ha colpito una cosa. Ho letto che in alcuni comizi e dichiarazioni Giulio Andreotti ha detto di provare, come dire, dei sentimenti di un po' di malinconia, un po' di avvilimento alla vista di un grande partito come il Partito Comunista, che è in un travaglio tale da mettere in discussione addirittura il proprio nome. Io volevo sapere intanto se lei, diciamo, condivideva in qualche misura questi sentimenti che esprimeva Andreotti, e poi più precisamente, lei prima ha già parlato delle novità introdotte rispetto a 30 anni fa, ma comunque volevo sapere qual è il suo giudizio e soprattutto la sua previsione sugli sviluppi possibili della crisi comunista. È difficile dirlo, perché la ideologia comunista in realtà non è mai stata un monolite. La ideologia comunista si è incarnata in sistemi statuali e in esperienze che hanno avuto sempre elementi di diversità. In fondo anche in Cina c'è stato il tentativo di costruire una linea nazionale originale al comunismo. Prima ancora che in Cina, questo è avvenuto in Polonia, c'è stato un tentativo in Ungheria e anche in Jugoslavia, direi, dal giorno della rottura drammatica dei rapporti fra Tito e Stalin, c'è stato il tentativo di una costruzione originale nazionale del socialismo. Però queste esperienze diverse di fatto non hanno mai incontrato i valori della democrazia e della libertà e si sono concluse
sono approdate a risultati sempre fallimentari, tragici. E allora il tentativo che sta operando il Partito Comunista Italiano di una via diversa, che non ha punti di riferimento, non ha collegamenti con esperienze fatte da altri partiti comunisti in nessuna parte del pianeta, è una cosa ardua, è una cosa complessa che deve essere guardata con rispetto, con attenzione, ma rispetto ai risultati di questo processo credo che sia opportuno mantenere un atteggiamento di grande cautela, se non di diffidenza, di grande cautela. Vedremo dove questo processo approderà. Certo, noi siamo convinti che una tradizione che aveva con sé anche elementi importanti, valori di dedizione e di sacrificio in buona fede, non vada dispersa e si converta in modo convincente, credibile, ad una prospettiva democratica. Guido Compagna. Onorevole Follani, se non si dovesse riuscire a rimettere in